C'era un tale che amava viaggiare, gli piaceva andare in lungo e in largo, di qua e di là, di su e di giù. Andava in giro portando con sé una valigia piena di sé, ma per quanti posti avesse conosciuto non ne conosceva bene il contenuto. La portava da un posto all'altro, ogni tanto la apriva, ma solo per cose pratiche. Le mutande erano lì, accanto alle domande, poi i calzini, vicini ai pensieri fini. C'era l'acqua di Colonia vicino alla poesia e il deodorante in un angolo accanto alla malinconia. Era davvero una bella valigia, ogni tanto chiara, ogni tanto grigia. Il tale la caricava e partiva, senza pensare. A lui piaceva soltanto viaggiare. Poi, un giorno, non si sa perché, al tale venne detto: «Da oggi non si può più andare di su e nemmeno di giù». «Oh cavolo», pensò il tale, «di su e di giù erano posti bellissimi, c'erano fiori, mille colori, ghiacci ed equatori, però rimanevano sempre gli altri posti». E il tale organizzava viaggi e pensava: «Se non puoi andare su e giù, allora ti sposti». Ma poi, un altro giorno, non si sa perché, al tale venne detto: «Da oggi non si può più andare di qua e nemmeno di là». «Guarda un po' che novità», esclamò il tale, che amava sempre spostarsi e viaggiare. «Di qua e di là erano paesi stupendi, c'erano albe e tramonti, fantasie e racconti». Intanto il tale continuava a progettare, a inventare percorsi e a fantasticare. «Se di qua e di là non puoi andare, comunque in lungo e in largo puoi viaggiare». Ma poi, un altro giorno, non si sa perché, al tale venne detto: «Da oggi non si può più andare in lungo e nemmeno in largo». E il mondo precipitò in un immenso letargo, sonno, silenzio, come una notte nebbiosa e senza la luna. «Ma scusate», domandò allora il tale, «se non si può andare in su e in giù, di qua e di là, in lungo e in largo, allora cosa si può fare? Cosa posso fare così?» E una voce rispose, non si sa da dove: «Puoi stare qui». «E cosa dovrei fare qui? Dovrei starmene qui? Tutto il tempo qui?» «Qui era un posto scomodo», pensò il tale. Con tutta quella smania di viaggiare in lungo e in largo, in su e in giù, di qua e di là, con cui il tale non aveva molta familiarità. «E quanto durerà questo letargo?» chiese il tale. «Quando potrò tornare a viaggiare in lungo e in largo?» La voce non rispose e la notte tornò grigia. E così il tale si ricordò della sua valigia. Provò ad aprirla, era davvero pesante e di cose dentro ce n'erano davvero tante. Era una valigia piena di sé, piena di ricordi, di emozioni, di affetti e di dolori. Dentro c'era tutto il necessario perché il mondo continuasse a essere straordinario. Dentro c'erano cose che il tale non ricordava nemmeno di avere, legami e parole dimenticate, fotografie quasi cancellate, c'erano appunti imbrattati di sogni, folli desideri e tanti bisogni, c'erano nomi e cognomi, immagini sbiadite, c'erano una, cento, mille vite. C'erano dentro cose che il tale non voleva ricordare, attimi perduti, baci mancati, risposte sbagliate, c'erano promesse infrante e poi lacrime. Lacrime ce n'erano tante. Alcune erano state piante, altre invece erano dentro fazzoletti ancora chiusi nei cassetti, oppure stavano lì, appese agli occhi, con sopra la scritta: «Nessuno le tocchi». «Qui dunque», pensò il tale, «devo stare qui». E con calma, con pazienza estrema, dato che adesso il tempo ne aveva, il tale prese dalla valigia una cosa alla volta, una cosa alla volta, una cosa alla volta. In fondo, al fondo, trovò un nascondiglio. C'era dentro uno specchio e il tale si guardò. «Ma guarda un po'», esclamò, «non ricordavo nemmeno di essere biondo». E dallo specchio iniziò il giro del mondo.